Trapani, allarme furti in centro, nel mirino le attività commerciali, l'ultima incursione nel fine settimana, gli operatori pronti alle ronde notturne. Confronto sindaco-cittadini, assemblea partecipata ieri a Villa Rosina dove i residenti hanno incontrato Giacomo Tranchida. I dolci che uniscono i cuori, l'iniziativa promossa dalla cooperativa Badia Grande incentrata su un'esperienza culinaria ed artistica. Buonasera e ben ritrovati con questa nuova edizione del nostro TG Sud. È allarme furti nella zona del centro storico di Trapani. I commercianti chiedono più controlli e qualcuno pensa ad istituire le ronde notturne. Tutti i particolari nel nostro servizio. Emergenza furti nella zona del centro storico di Trapani, nel mirino le attività commerciali. L'ultimo colpo nella notte tra sabato e domenica, quando i ladri hanno visitato il ristorante Anassa di via Serisso. Stanchi di essere presi di mira, gli operatori hanno avviato una raccolta di firme per sollecitare maggiori controlli delle forze dell'ordine e qualcuno pensa anche di istituire ronde notturne per proteggere le attività alla mercé dei soliti ignoti. E tra i ristoratori c'è anche chi è in preda all'esasperazione. È il caso di Martina Galia, la cui attività ha subito 5 furti in meno di un mese, l'ultimo proprio lo scorso fine settimana. Sinceramente cosa succede noi non lo sappiamo, io l'unica cosa che vi posso dire è che ormai la notte non ci fanno più dormire, ormai non se ne capisce più nulla. La terza volta che sono entrati è stato. No, la seconda volta che sono entrati è stato di pomeriggio addirittura, quindi verso le 3. Sinceramente non sappiamo, noi l'unica cosa che chiediamo è avere un po' di controllo in più, un minimo di aiuto da parte del non lo so, del comune, non so neanche a chi chiedere, capisco anche che le forze dell'ordine sono in numero ridotto. Io chiedo solo di dormire la notte, noi vogliamo solo lavorare in modo tranquillo e basta, solo questo. Ormai il modus operandi è sempre lo stesso, lui apre la porta della cucina, che è la più facile da aprire, entra diretto, va direttamente alla cassa, non tocca niente, ormai noi i soldi non gliene lasciamo più perché è la quinta volta, dico, mezzo, siamo stupidi. Lui entra, non tocca niente, non muove niente, non ruba la cassa, non ruba niente, quindi è sempre la stessa persona. Io l'unica cosa che chiedo è maggiori controlli, un minimo di aiuto da parte della cittadinanza, anche semplicemente se ci dovessimo organizzare noi con le associazioni dei ristoranti e fare una ronda notturna, dico io sono disponibile, organizziamoci, perché come ieri notte sono entrati da me, domani entrano in un altro posto. La penultima volta, la quarta volta quando sono entrati ne hanno girati 6 i ristoranti. Dico, la cosa non è, il problema non è solo mio, il problema è di tutta la cittadinanza, quindi se ci mettiamo d'accordo e cerchiamo di trovare un punto di in comune, non lo so, perché anche comunque la vigilanza non serve, perché in un altro ristorante quando sono entrati hanno aperto c'era la vigilanza, quindi purtroppo fa poco, anche le telecamere, c'erano altri locali che avevano le telecamere, non si vede perché comunque non è uno stupido o una stupida o non sono stupidi. Ed è stata parecchio partecipata all'assemblea cittadina che si è svolta nel centro sociale di Villa Rosina alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida e degli assessori della giunta municipale di Trapani. Il momento di confronto è stato promosso dall'associazione Insieme per Villa Rosina e ha visto la presenza di tanti abitanti del quartiere trapanese, dove da anni si attende il completamento delle opere di urbanizzazione a partire dalla rete fognaria, che ancora continua a mancare in molte zone di questo agglomerato urbano. Il primo argomento subito trattato è stato proprio il progetto per il finanziamento di una prima tranche del quinto stralcio delle opere di urbanizzazione, opera attesa da decenni. Da questo versante il sindaco Tranchida ha ricordato il progetto predisposto dall'amministrazione comunale, trasmesso alla regione lo scorso maggio per un importo di oltre 5 milioni di euro. Resta poi da definire il progetto di completamento atteso per fine novembre. Abbiamo rifatto un progetto, primo stralcio, e l'abbiamo già presentato alla regione. Si aspetta che adesso la regione dovrebbe farlo finanziare nell'ambito di fondi dello Stato. Per quanto riguarda il secondo stralcio di Villa Rosina, abbiamo assunto l'impegno che grosso modo entro novembre avremo anche qui il progetto che presenteremo alla regione, che a sua volta dovrebbe, diciamo, poi finanziarlo. Ma a quanto pare nei mesi scorsi sarebbe cambiata la normativa di riferimento degli appalti.
il che dovrebbe portare a un'integrazione della documentazione con formale richiesta da parte degli uffici regionali. A riguardo però al Comune di Trapani non sarebbe però ancora arrivata alcuna comunicazione. Noi stiamo chiedendo agli uffici della Regione notizie al riguardo, perché non è arrivata alcuna corrispondenza dalla Regione al riguardo. Ma in ogni caso, ammesso che ci sia, la stiamo verificando, sono dettagli tecnici. Il progetto c'è, è stato presentato, c'è una normativa nuova che addirittura alcuni dicono è di agosto di quest'anno, di ottobre di quest'anno. Beh, scopriremo qual è questa normativa, questa nota che non è arrivata al Comune, eventualmente si farà, se è il caso, qualche leggera modifica. Ciò non di meno, il progetto c'è, si aspetta invece la copertura finanziaria della Regione o di chi per la Regione. Così faremo anche per il secondo stralcio. L'assemblea di ieri ha visto anche toni accesi e non sono mancati momenti di scontro, comunque rientrati nell'ambito del confronto con i cittadini sempre più stanchi ed esasperati per le continue attese per le opere di urbanizzazione di cui si parla da anni, tra cui c'è anche l'illuminazione pubblica. Presenti all'incontro, oltre agli assessori Barbara, Guaiana, Pellegrino, Vassallo e Virzì, anche alcuni consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione, che però non hanno preso la parola, visto che si trattava di un momento di confronto con gli abitanti del quartiere, che ieri sera hanno avuto modo di dire la loro, facendo domande al sindaco e chiedendo precise risposte ed impegni. E tra le questioni affrontate c'è stato anche quello del passaggio pedonale per Villa Rosina. A riguardo si parla di un attraversamento rialzato sopra la circonvallazione da realizzare nell'ambito della ZES. Grazie ai lavori della ZES dovrebbero iniziare fine anno, io immagino in primavera 2024, zona economica speciale, la strada che collegherà lo svincolo di Villa Rosina, via Salemi, si realizzerà una grande rotonda e questa strada del mare, questa strada che nascerà e che servirà per il trasporto su gomma dei mezzi pesanti, visto che andremo a scavare i fondali del porto e il porto ritornerà ad avere una sua dimensione commerciale. Nell'ambito di questo progetto stiamo insistendo perché la ZES realizzi anche il sovrappasso, uno scatolare che consenta ai cittadini villarosina, da e per il contesto urbano di Trapani, di poter passare in sicurezza. C'è poi la questione del costo degli autospurgo per le utenze che non sono allacciate alla rete fognaria, pur pagando quanto dovuto dal canone per un servizio che di fatto non ricevono, dovendo farsi carico anche dei costi per svuotare le fosse IMOF. Da diverso tempo è fermo il servizio integrativo del comune svolto dalle autobotti per gli aventi diritto con possibilità di sgravi. A riguardo però Tranchida ha annunciato che il servizio autobotti sta per riprendere. Sì, questo servizio aggiuntivo lo stiamo ripristinando, abbiamo fatto un nuovo regolamento nel mese di agosto. Personalmente sto seguendo le procedure amministrative assieme all'assessore Vincenzo Guaiana, la ditta appaltatrice mi pare che sia Oasi, dunque contiamo nel giro di qualche giorno di attivarlo. I cittadini che hanno un reddito inferiore a 9.000 e passa ISEE potranno fruire gratuitamente di questo servizio. Quelli che hanno un reddito superiore a 9.000 e passa di ISEE, come dice Arera, che la società di regolamentazione nazionale, dovranno pagare una quota a parte. E ci spostiamo a Erice, dove l'amministrazione comunale prosegue la sua lotta contro gli incivili che abbandonano rifiuti di ogni genere nel territorio. Tra le strade più colpite la via Giuseppe Garaffa e la via dei Pescatori. Ai nostri microfoni la sindaca Daniela Toscano. Ascoltiamo. È un progetto che già è stato finanziato con il Ponno Sicurezza, che riguarda, diciamo, chiaramente complessivamente la sicurezza della nostra città e attraverso il Ministero dell'Interno e quindi la Prefettura. E questo ci consentirà non soltanto, diciamo, di salvaguardare dal punto di vista, diciamo, della tutela della sicurezza, ma anche di monitorare l'abbandono dei rifiuti. Tra l'altro ci tenevo a informare i cittadini che il 10 ottobre del 2023 è andata in vigore la legge numero 137 che stabilisce che oltre praticamente agli enti privati o anche enti pubblici per i quali l'abbandono dei rifiuti era una sanzione penale, anche per il cittadino privato, da ora innanzi l'abbandono dei rifiuti non è più una sanzione amministrativa che andava dalle 300 alle 1000 euro, ma una sanzione penale che va dai 3000 euro ai 10.000 euro. Per cui quello che voglio comunicare è che attenzione, perché questo grado di inciviltà è diventato davvero insopportabile. Il Comune spende, appunto, come si è visto,
tante risorse economiche che potrebbe sicuramente impiegare, che so, per esempio per la scerbatura, quindi sempre nel servizio ecologia, e invece siamo costretti sistematicamente a fare queste vergognose bonifiche. Quindi le programmiamo sistematicamente, sono sempre gli stessi posti, e nonché anche all'interno del quartiere San Giuliano, e ci tengo veramente a sottolineare che dal 10 di ottobre è entrata in vigore questa legge, per cui non è più una sanzione amministrativa, ma è penale. Detto questo, volevo invitare i cittadini a recarsi, se hanno degli ingombranti, fino a 3 si può chiamare il numero verde, oppure si può venire direttamente al CCR a conferire senza fare fila gli ingombranti. Oppure, se sono più di 10, occorre un'autorizzazione da parte dell'ufficio ecologia. Faccio anche un altro, diciamo, evidenzio anche un altro, diciamo, fatto assolutamente increscioso di una inciviltà unica. Dinanzi alla chiesa di Madonna di Fatima, incivili abbandonano praticamente indumenti. Io credo che questo non sia carità, perché se si vuole fare la carità a qualcuno, gli indumenti si mettono, diciamo, con delicatezza, con rispetto, eccetera. Invece questi diciamo, indumenti abbandonati davanti alla chiesa, credo che sia veramente qualcosa, diciamo, di insopportabile. Anche questo è abbandono di rifiuti, e quindi vale anche per questo la diciamo, sanzione penale. Da parte nostra ho dato la priorità, tramite il comando della Polizia Municipale, proprio su questo, sul contrasto all'abbandono dei rifiuti, perché è ora di mettere un punto a questa incresciosa situazione che abbrutisce e abbruttisce la nostra città, e non è, diciamo, assolutamente corretto nei confronti dei cittadini rispettosi delle regole e nei confronti anche del comune. Noi tutti facciamo parte, siamo parte integrante del comune, dobbiamo rispettare la cosa pubblica e i luoghi in cui viviamo. Non possiamo parlare di turismo o quant'altro quando ci presentiamo in siffatte condizioni. Quindi mettiamoci un punto, i cittadini sanno quello che devono fare, sanno che dal 10 di ottobre la sanzione sarà penale. In stato di agitazione le lavoratrici e i lavoratori di ATM. I rappresentanti dell'azienda disattendono le richieste di incontro per discutere dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti e della ripresa delle trattative per la contrattazione di secondo livello. Le lavoratrici e i lavoratori dell'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella città di Trapani e il servizio degli stalli per il parcheggio a pagamento, da oggi sono entrati in stato di agitazione, sostenuti dalla FILT CGL, dalla FIT CISL e dalla FAISA CISAL. Alla base della protesta, la mancata convocazione da parte dei rappresentanti dell'azienda Trasporti e Mobilità di un incontro, dopo reiterate richieste dei sindacati, finalizzato a discutere del clima di disagio e tensione vissuto dai lavoratori che svolgono il servizio di trasporto urbano e dagli ausiliari del traffico a causa del costante controllo esercitato dall'azienda, dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti e della ripresa delle trattative per la contrattazione di secondo livello. I segretari provinciali della FILT CGL, Anselmo Gandolfo, della FIT CISL, Rosanna Grimaudo e della FAISA CISAL, Rosario Gentile, hanno chiesto all'ATM un nuovo incontro, annunciando, in caso di mancata convocazione, l'avvio delle procedure per ulteriori azioni volte a tutelare i diritti dei lavoratori. A Badia Grande il dolce unisce i cuori e abbatte le frontiere della diversità. La cooperativa sociale Badia Grande ha infatti orchestrato un'esperienza culinaria e artistica per la piccola comunità afghana che vive a Marsala. Dolci momenti di integrazione per la piccola comunità afghana che vive a Marsala. La cooperativa sociale Badia Grande, che gestisce i centri di accoglienza di via Alagna e di contrada San Giuseppe Tafalia, ha infatti orchestrato un'esperienza culinaria e artistica che ha toccato l'anima di tutti i presenti, con un'armonia di profumi e colori, un evento straordinario di convivialità, un momento magico di integrazione tra culture diverse e lontane. L'incontro è iniziato in cucina, dove alcune ragazze ospiti e gli operatori della cooperativa hanno collaborato con passione e dedizione per creare una sinfonia di sapori. Il profumo dei dolci afghani si è intrecciato poi con l'aroma dei dolci siciliani, creando un'atmosfera surreale di familiarità.
Nella sala mense, invece, mentre i dolci cuocevano nel forno, gli operatori hanno assistito i bambini nell'arte del bricolage dedicato ad Halloween. All'atmosfera di gioia e unione si è unita poi una delegazione di ragazzi del Rotaract che hanno donato due vassoi di frutta martorana ai bambini presenti, intrattenendosi poi con i loro genitori in un significativo scambio culturale. Un gesto che ha sottolineato l'importanza di condividere non solo cibo, ma anche tradizioni e cultura, pur parlando lingue diverse. E passiamo al calcio. Domani, per il 10° turno del campionato di Serie D, il Trapani giocherà al Granillo contro la Fenice Amaranto. Oggi, prima della partenza, mister Alfio Torrisi è intervenuto ai microfoni societari per presentare la gara. E questa è la nostra ultima notizia. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Ascoltiamo le parole di mister Torrisi. Domani si va a Reggio Calabria, andiamo ad affrontare una squadra forte, una squadra che ha un obiettivo, quello di vincere il campionato come ce l'abbiamo noi, quindi è un test importantissimo. Sappiamo la qualità della Regina, del Reggio Calabria, però noi sappiamo anche, abbiamo delle certezze, abbiamo la consapevolezza di quello che siamo noi, quindi andremo lì rispettando ed essendo consapevoli che l'avversario è forte, però con la umiltà che ci ha sempre contraddistinto, con l'atteggiamento giusto, perché poi alla fine questo è quello che fa la differenza. Spero che sia una bella giornata di sport, perché entrambe le squadre meritano categorie superiori, sicuramente non sono squadre che hanno poco a che fare con queste categorie per come sono strutturate, e quindi mi auguro che sia una bella giornata di sport innanzitutto, e sicuramente sarà una partita delle mille emozioni. E spero che noi riusciamo, attraverso l'atteggiamento, attraverso la voglia, attraverso quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi, ad fare un risultato importante. Noi lavoriamo per migliorarci, abbiamo un obiettivo per cui stiamo lavorando. Ripeto che questa è una squadra che sta dimostrando, non la domenica, ma giornalmente, che ha impresso in mente ben chiaro l'obiettivo, lo stiamo coltivando, cerchiamo di lavorare meglio per migliorarci. Sicuramente fare risultato importante a Reggio potrebbe dare un segnale forte a questo campionato, noi ne siamo consapevoli, però dobbiamo andare lì con la spensieratezza più totale e soprattutto con tante certezze che questa squadra si è costruita fino ad oggi, partita dopo partita e settimana dopo settimana. Aspetto una partita dove tatticamente sono due squadre che sono preparate sia per quello che fanno durante la settimana e sia per la cultura tattica che hanno i giocatori che scenderanno in campo. La Regina è una squadra che ha tanta qualità, ha un buon palleggio, subisce poco perché difende con un baricentro abbastanza basso, in fase di non possesso è una squadra che difficilmente si allunga e quindi è difficile trovare varchi, però ripeto e ribadisco, sono due squadre che hanno, oltre una qualità tattica dei giocatori, anche una qualità personale, una qualità tecnica importante dei singoli, quindi è importante che in queste gare i giocatori escano qualcosa anche di suo, con delle giocate che possono veramente rompere gli equilibri. Di questi giocatori ne ha tanti il Trapani, ne ha tanti la Regina, e questo sicuramente aumenta ancora il livello della partita che si andrà a disputare. Al punto sanitario siamo tutti, abbiamo recuperato già Bollino, come sapevamo anche dalla settimana scorsa, era già per la partita di domenica contro l'Igea, è rientrato in gruppo la grande Samachè, e ad oggi Cristini si è riaggregato, abbiamo detto che aveva avuto un fastidio, abbiamo tenuto sabato precauzionalmente a riposo nell'ottica delle tre partite. Marigoso l'indomani dopo la partita si è allenato e quindi il fastidio che aveva all'alluce gli è stato risolto, che gli ha impedito di giocare, di essere alla partita contro l'Igea. Quindi siamo tutti disponibili, sono tutti disponibili i ragazzi, e quindi cercheremo assieme allo staff di fare le scelte migliori per Reggio, con un occhio anche alla partita prossima, perché si è lavorato tanto sulle tre gare e con una rosa del genere guai a non farlo.